Eccomi, sono tornata in questa modalità che è più comoda e dopo averti fatto vedere i volti umani proprio rappresentati in questo soffitto a cassettoni del 1492 che rappresentano le emozioni fondamentali dell'uomo, torniamo alla ricerca neuroscientifica di questi ultimi mesi. La mimica facciale, il volto si è evoluto per renderci espressivi. Non solo nel 1492 il pittore ha proprio rappresentato le emozioni fondamentali dell'uomo, proprio in questo soffitto a cassettoni meraviglioso che ti ho mostrato, ma anche nella ricerca scientifica attuale è proprio importante sottolineare come proprio ogni muscolo del volto, dai muscoli della fronte, ai muscoli naso-genieni, ai muscoli delle guance, ai muscoli delle labbra, abbiamo veramente centinaia di muscoli sotto un controllo neurologico complesso, che ci permettono di manifestare le nostre emozioni attraverso il loro movimento. E il volto si è evoluto nel corso dei secoli, ma non solo dei secoli, dei millenni. Infatti, in 100.000 anni, il volto umano ha cambiato moltissimo. Per esempio, dall'arco sopraccigliare molto, ben massiccio e peloso che i nostri predecessori avevano. Adesso la nostra fronte è diventata più liscia, in modo tale che ogni piccola ruga, ogni piccolo movimento della fronte ci può permettere il trasmettere emozioni all'altra persona e quindi all'interno della cognizione sociale è possibile e della comunicazione sociale proprio prendere ogni piccolo movimento del volto per interpretare cosa l'altra persona ci sta comunicando a livello non verbale. Questa enorme espressività, che è cambiata appunto nei secoli, c'è stata anche con, per esempio, la riduzione del volto nella parte riguardante la masticazione. La parte riguardante la masticazione si è ridotta notevolmente perché l'uomo ha meno bisogno di masticare a lungo il cibo e quindi il volto si è ridotto di dimensione e in totale, ma soprattutto nella parte legata alla masticazione. Viceversa, sono molto più sviluppati i muscoli della parola e della mimica facciale che permette la comunicazione appunto non verbale. Questa ricerca che ti ho citato è una ricerca che è stata pubblicata su Nature, Ecology and Evolution la ricerca è stata effettuata all'interno dell'Università di York e lo studio è stato cappeggiato da Paul Higgins. Veramente devo dire che l'evoluzione nel corso di 100.000 anni dell'uomo, dalle sue diciamo, forme primitive fino al suo volto facciale, la sua mimica facciale attuale, veramente molto interessante. E proprio per questo motivo suggerisco a chi per mantenere un volto giovane usa filler, piccoli interventini chirurgici o usa magari anche tossina botulinica, che come sappiamo va a ridurre le rughe, ma va anche a ridurre la mimica facciale, di fare molta attenzione. La nostra mimica facciale è fondamentale nella comunicazione interpersonale, basta un alzare un sopracciglio o comunque muovere leggermente l'angolo della bocca per trasmettere tantissimo. E volti inespressivi non sono belli, e volti poco piacevoli dal punto di vista della comunicazione sono volti che sono plastificati, devo dire, a volte rimpolpati, plastificati e poco espressivi. Ecco, questo te lo dico perché all'interno del progetto Mente Giovane anche un volto giovane, giovane non perché appunto non abbia rughe, ma giovane perché riesce a mantenere la sua espressività, penso che sia fondamentale per poter permettere un'ottima comunicazione e poter relazionarsi bene con le altre persone. Quindi con questo ti auguro buone emozioni e buona capacità espressiva attraverso il tuo volto, delle tue emozioni. Ciao e alla prossima, ciao!